La divisione della Germania in due zone di influenza era cominciata subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Fino ai primi anni 50, tuttavia, la circolazione dei cittadini tra le diverse zone di Berlino e della Germania era libera e molti abitanti dell'Est sceglievano di trasferirsi ad Ovest. Iniziata nell'agosto del 1961, in piena Guerra Fredda, la costruzione del Muro di Berlino permette di vedere e toccare la definitiva divisione politica della Germania e della sua antica capitale. La parte occidentale della capitale, Berlino Ovest, corrispondeva alle zone di occupazione statunitense, francese e britannica e faceva parte della Repubblica Federale, ossia la Germania Ovest. La parte orientale, Berlino Est, era invece entrata a fare parte della Repubblica Democratica Tedesca, vale a dire la Germania Est. La costruzione del muro divide in molti casi parenti e amici, perché taglia in due quartieri, strade e perfino singoli edifici, tanto che a volte è possibile scappare semplicemente uscendo dal lato ovest dell'edificio. L'aumento dei controlli non scoraggia intere famiglie dell'Est dal tentare la fuga con ogni mezzo, spesso a rischio della vita. Lungo circa 150 chilometri, il muro è stato rinforzato nel 1965 e nel 1975, allo scopo di azzerare i passaggi. Così, se nel periodo compreso tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e la sua costruzione si calcola una migrazione di più di 2 milioni di cittadini verso Berlino Ovest, grazie al muro, le fughe, in un arco di tempo quasi doppio, sono state di soli 5.000 cittadini. La polizia di confine ha l'ordine di sparare sui fuggiaschi.
17 ottobre 1962. Un 17enne è una delle prime vittime del muro. Dopo quasi 30 anni, il muro di Berlino comincia a essere smantellato nel novembre del 1989, anticipando di poco la riunificazione tedesca, ufficializzata nel 1990. La sua caduta simboleggia la fine della Guerra Fredda e rappresenta l'avvio di un'epoca di nuovi equilibri politici tra Occidente e Unione Sovietica, dopo il crollo dei regimi comunisti. Alcune guardie di confine dell'Est varcano la breccia e salutano i colleghi dell'Ovest. È un momento epocale che segna la fine della separazione politica e sociale tra le due Berlino. Una gran folla di cittadini, dall'una e dall'altra parte, festeggia l'evento. Nelle settimane successive, molte persone accorrono al muro per contribuire ad abbatterlo e staccarne dei pezzi da conservare. L'abbattimento del muro viene terminato dai soldati dell'esercito tedesco. Restano visibili, ancora oggi, solo alcuni tratti, conservati come nei pressi di Potsdamer Platz a mo' di monumento. Il 9 novembre 2009, Berlino ha ricordato i 20 anni dalla caduta del muro con una serie di imponenti cerimonie.